Ascoltate, Dio parlò a Noè, perché Dio è un Dio che parla, e quando Dio ci parla è per insegnarci, Dio ci parla per guidarci, Dio ci parla per cambiare i nostri cuori. Questa sera Dio ti sta parlando con la sua parola, giovane uomo, non importa dove sei nato, puoi essere cinese, marocchino, africano, sudamericano, italiano, ma ti vogliamo dire, tu hai bisogno di conoscere il vero Dio. C'è un solo vero Dio. Alleluia. Che si è rivelato per mezzo di Gesù Cristo, alleluia, che è il Messia. Gesù Cristo è il Salvatore che Dio ha mandato. E ti voglio dire, ai tempi di Noè non c'era più speranza, doveva venire un diluvio. Ma Dio disse a Noè: Noè, ti devi costruire un'arca di legno, dove entrerai tu e la tua famiglia e sarai salvato, Noè. L'unico modo affinché Noè si salvasse dal diluvio era ubbidire a Dio. Alleluia, non c'era nessun'altra salvezza. L'unica salvezza era ubbidire alla voce di Dio. Caro che sei qui, tu devi ubbidire alla voce di Dio, devi ubbidire alla parola di Dio, e la parola di Dio è Cristo. Cristo è venuto nel mondo, la parola di Dio si è fatta carne, e Gesù è venuto per portarci verso la salvezza. Lui è la salvezza. E se tu questa sera crederai in questa parola, crederai che Gesù è la salvezza che Dio ha mandato, come dice qui la scrittura nel primo libro, nella prima epistola dell'apostolo Giovanni, nel capitolo 5 è scritto: prima lettera di Giovanni, capitolo 5, dice così la parola di Dio al verso 20: ma noi sappiamo che il Figlio di Dio, Gesù Cristo, è venuto in questo mondo e ci ha dato l'intelligenza affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo nel vero, colui che è il vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio, è la vita eterna. Gesù è venuto nel mondo per salvarci dalla confusione, per salvarci dalla maledizione, per salvarci dall'inferno, per salvarci dal buio di questo mondo che sta andando alla perdizione. Gesù Cristo è l'arca della salvezza. Ai tempi di Noè c'era un'arca di legno, ma oggi l'arca si chiama Gesù Cristo il Signore. Gesù Cristo è la salvezza. Avvicinati a Gesù, lascia che la parola di Dio illumini il tuo cuore. Ascolta la parola di Dio questa sera, come Noè ascoltò la voce di Dio, e Noè si salvò dal diluvio perché Noè ascoltò la voce di Dio e ubbidì alla voce di Dio, e Noè entrò nell'arca. Anche tu questa sera devi entrare nell'arca della salvezza. La porta è aperta. Ancora oggi la porta è aperta, e Gesù ha detto, lo dice il Vangelo, Gesù Cristo disse: io sono la porta, chi entra per mezzo di me sarà salvato. Credi questa parola che viene da Dio, credi in Gesù Cristo che è il tuo Salvatore, che è il tuo Signore, che è morto sulla croce per liberarti, per purificarti da ogni peccato, per cambiare il tuo cuore, per darti il perdono di Dio,
credi che Gesù è il Salvatore, il Messia che Dio ha mandato per salvarci, per illuminarci, e tu sarai salvato, alleluia, dalla distruzione che verrà. Il Signore ti vuole illuminare. Dio vuole illuminarti col suo Spirito Santo. Confida in Lui. Credi in Lui. Tu puoi fare una semplice preghiera, ma con tutto il tuo cuore, con fede, puoi dire: Dio, Dio mio, perdona i miei peccati. Oh Dio mio, cambia la mia vita. Oh Dio, io credo che tu hai mandato Gesù Cristo in questo mondo. Io credo che Gesù è il Salvatore. Amen. Signore, perdona i miei peccati. Alleluia. Mostrami la tua verità. Entra nel mio cuore. Illuminami, Signore. Salva la mia vita. La Bibbia dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore, alleluia, che è Gesù Cristo, alleluia, chiunque, alleluia, non importa la tua razza, alleluia, non importa quanti peccati tu hai fatto nel passato, alleluia, non importa se tu sei ricco o povero, ma se tu chiedi perdono a Dio e confidi in Cristo, in Gesù il Salvatore, alleluia, tu sarai salvato. Invoca il nome del Signore e vedrai la gloria di Dio. Amen. Tieni questa parola nel tuo cuore. Credi questa parola con tutto il tuo cuore. E da questa sera Gesù cambierà la tua vita. Gesù ti farà diventare una nuova persona. Ti libererà dal peccato, dalle maledizioni. Alleluia. Scriverà il tuo nome nei cieli e tu diventerai un vero figlio di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. E se hai qualche malattia, forse i dottori ti hanno detto che hai qualche malattia incurabile, alleluia, ma ti vogliamo dire: Dio ti può guarire se tu hai bisogno di guarigione. Se vuoi che facciamo una preghiera per te, se vuoi che Dio ti guarisca da qualsiasi infermità, noi non ti conosciamo, io non ti conosco, ma Dio ti conosce. Se hai qualche malattia, se vuoi essere liberato dal vizio, se vuoi che la tua vita cambi, puoi venire qui, faremo una preghiera insieme. Perché c'è potenza nel nome di Gesù Cristo. Alleluia! E insieme pregheremo per te. E Gesù Cristo farà un miracolo per la tua vita. Amen. Gloria al Signore.